Benvenuti ragazzi sul canale, quest'oggi siamo su VRC9 versus VRC8, un grande video, un grande confronto tra i due titoli di KT Racing. Vediamo se VRC9 merita veramente l'acquisto. Andremo a affrontare la prova in Portogallo, la stessa prova con gli stessi setup dell'auto, in questo caso una Yaris, e come hardware giriamo su Xbox One X con un Logitech G920, cambio sequenziale manuale senza aiuti alla guida. Le considerazioni sulla grafica potrete vederle anche voi. Il miglioramento c'è, anche se in maniera marginale, diciamo, non è quello che farà propendere per un titolo o per l'altro, ma quello che andremo ad analizzare in maniera particolarmente approfondita è lato force feedback. E cerchiamo di non esagerare. In sinistra 3 corta, non c'è interna, e destra 4 corta, 50. Tanto non è che dobbiamo far vedere quanto andiamo veloci, ma dobbiamo solo capire quanto è migliorato questo VRC9. Allora, subito il sound del motore ci fa capire che qualcosa di diverso c'è. Fatto molto bene. Graficamente non è male. Anche con un bel contorno di ambiente intorno. Gli innesti di marcia sono tutti buoni, sia in entrata che in uscita. Invece ogni tanto sul bracciato si perdono le scalate tra la quarta e la terza, soprattutto in sinistra 5 per destra 3 corta. Ma quello che ci interessa è il force feedback, ragazzi, e ce n'è. Si sente tutto quello che passa, ragazzi, tutte le sconnessioni si sentono anche nelle parti di aderenza, dove comunque l'auto si scompone e salta un pochetto. Si sente che le ruote perdono contatto con il terreno. Tutto questo si traduce in un piacere di guida superiore. Vedete anche come riuscite a controllarla poi, perché comunque sentite quello che succede. Veramente, fatto veramente bene, ragazzi. Ragazzi, sono veramente euforico. Molto fatto bene. Riuscite a tenerla quando va via. È una sensazione che se non lo provi uno vicino all'altro te la vai a perdere questa, devo dire la verità, perché subito appena preso in mano non riuscivo a rendermene conto. Frena secca sinistra, non tagliare, su asfalto 40. Tornante destro su ghiaia, in sinistra piena. Ma poi mettendone uno dietro l'altro ho capito subito che qua c'era della differenza, come proprio sensazione che ti dava il volante. In destra 6 media. Ti permette di essere anche, di usare un po' di più, essere fondamentalmente un po' più veloce, anche performante, e divertirti di più, perché comunque tu senti bene i limiti. Attenzione 100, salta grande, in destra piena. Salto grande. E destra 4 stringe 70 per arrivo. Quindi direi che è promosso a pieni voti, ragazzi. Eccoci qui con lo stesso setup su VRC8, pronti per partire la tappa qua di Fafe in Portogallo. Dopodiché, considerazioni finali. Eccoci qua su VRC8, subito appena staccato da VRC9, per sentire subito le differenze nette. Subito si può sentire il suono, che è differente, ma la cosa impressionante, ragazzi, è il volante. Ragazzi, faccio fatica a sentire cosa passa qua. Infatti vado molto più cauto, perché è un attimo perdere aderenza, perché vedete, non sta bene in strada, ragazzi.
abituato a VRC 9 adesso, ovviamente. Diventa tutto più difficile perché si fa fatica a percepire tutte le sconnessioni. Tipo la scalata non c'è stata qui, non si è sentita nell'innesto. Sinistra 5, lunga, chiude 3, corta, stringe. In destra 3, media, chiude 30. Sinistra 3, media, nettamente peggio, nettamente peggio, ragazzi. Ma non di poco, è assurdo, è assurdo. In sinistra 5, non si capisce solo provandoli uno dietro l'altro. Poi me lo direte nei commenti, ragazzi, se lo state provando anche voi questa cosa, questa differenza così netta, con gli stessi setup, ovviamente. Chiude 3, in sinistra 5, chiude, stringi. Non riesco ad andare sicuro su VRC8 praticamente. Destra 4, in sinistra piena, chiude 5, stringi. Quindi devo dire che il passo in avanti, ragazzi, c'è e si sente. Mamma mia, destra si sente. 5, attenzione, frena, secca destra su asfalto. Anche questo innesto qua tra la terza e seconda non si è sentito, quindi non percepisci bene se hai scalato oppure no. Destra 4, frena in sinistra 3, chiude 2 su chiaia. Guardate come fa sotto sterzo, invece io prima qua riuscivo a andare in sovrasterzo e a controllare la sbandata. Quindi cambia proprio il metodo di guidare, eh. Cioè, molto più arcade qua. Anche perché non è detto che più simulazione voglia dire essere più difficile. Anzi, il contrario, perché capisci cosa sta passando sotto le ruote e riesci ad agire di conseguenza. Invece qua è un po' tutto ovattato. In frena, destra 4, in sinistra 3 apre, attenzione. Frena, secca sinistra, non tagliare su asfalto, 40. Tornante destro su ghiaia in sinistra. Vediamo questo freno a mano. Così così. E tornante sinistro. Per cima in sinistra 4. Ho migliorato anche il freno a mano. Nonostante sia già buono, eh. Guardate quanto sotto sterzo, eh. Il setup dell'auto sono identici, e anche force feedback. Sembra che avessi cambiato tutte le impostazioni, invece no. Faccio fatica veramente a tenerla in pista. E destra 6 per destra 3 apre stringe. Ok, la parcheggio male. Vabbè, dai, ci sta, il bello di registrare così dal vivo, io la chiamo così, registrare dal vivo, perché non è che sto lì a provarci 2000 volte, quello che viene, mi piace essere più, diciamo, sincero nelle sensazioni che passano, anche a discapito della precisione. Quindi, in definitiva, andiamo ad analizzare le conclusioni finali su questo video, su questa prova, su questo test di VRC9 versus VRC8. Posso dirvi chiaramente e in tutta sincerità che VRC9 non è un semplice upgrade, ma è un miglioramento netto rispetto a VRC8 per sensazioni di guida, per contatti, anche se rimangono ancora un po' un limite su questo gioco, ma sono migliorati. Rimane ancora un limite le pozze di acqua, che sono veramente forse troppo invasive. Il motore grafico è solamente un piccolo rinnovamento, vedremo nella next gen di console come sarà, perché poi lo proveremo anche lì, visto che sfrutta lo smart delivery, quindi lo avremo su Series X e lo proveremo con l'upgrade grafico, ma con un ottimo, direi ottimo veramente, force feedback. Finalmente ci siamo. Ovviamente è una mia opinione, sono mie sensazioni, voi nei commenti ditemi la vostra, cosa state provando su questo VRC9, se vi sta piacendo, se non vi sta piacendo. Fatemi sapere, perché qui non è che voglio fare quello che ne sa di più, anzi sono qua per mettermi in confronto con voi e appunto capire insieme a voi se le mie sensazioni sono le stesse vostre, chi lo sta provando, ecco. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato di aiuto per qualcuno e appunto nei commenti, ragazzi, lasciatemi qua un commento, un feedback sulle vostre sensazioni di questo VRC9. Io continuerò a portare dei gameplay su VRC9 se vi fa piacere, aspettando anche appunto l'upgrade con la next gen. Bene, per oggi è tutto, ragazzi, un saluto da Dry e buon game a tutti. Ciao belli!